שלום לכם, פרסים מברי, עוד שמצא שם מסכת יבמה עוד דף ס"ח. ואונה, סיימנו במנטה למשנה, יום רביסו, ולא רק סיימנו במנטה למשנה, עם דף ס"ז עמוד ב'. עוד עובדה מודי, דיברסי קאזי, כסיה אונה בת כהן, כספוזו און ישראל, או קונטרריו, אונה una donna bat Israel, israelita, che sposò un Cohen, vedremo diversi casi che sia che non può tornare a mangiare trumà dal padre o che non può sposare un Cohen. A Ubar, un feto, questo abbiamo già visto, che un feto sia se è una Cohenet che sposò un Israel o bat Israel che sposò un Cohen, che il marito morì e la moglie è gravida e che causa che il feto causa che non può mangiare trumà. Vai avam, e ugualmente bat Cohen che sposò un Israel o una bat Israel che sposò un Cohen, che il marito morì senza prole naturalmente, e adesso la moglie deve e sottoporsi sia ai uomo Khalitza che non può mangiare trumà. Vairosin, ugualmente in entrambi i casi, Bat Cohen e Bat Israel, che ricevete Kiddushin ma ancora non si sposò, che non può mangiare trumà. Vechresh, un sordo muto, che è considerato che non è capace intellettualmente e perciò la sua acquisizione della moglie non è considerata, perciò è solo un matrimonio midrabanan, non minatora, che perciò la moglie non può mangiare trumà. Ed ugualmente ben tesha shanim yom echad, un bambino di 9 anni e un giorno poslim e lo machilin, ossia poslim che non può tornare a mangiare trumà dal padre, ve lo machilen che anche causa che non può mangiare trumà. La Gemara tratterà adesso del caso di Benteshene Yom Echad, di caso si tratta, e che si tratta che coabitò con una donna, e Chazal dicono che ciò è possibile, e considerata coabitazione, per esempio riguardo i Bama, e vedremo la Gemara ne parlerà. Adesso, se vi è un dubbio, safek shubentesh shnei yom echad, safek she no, se vi è un dubbio se ha 9 anni e un giorno oppure no, safek evi shtei tzarot, safek lo evi, che se vi è un dubbio se gli crebbero due peli pubblici oppure no, che causa che non può la donna non può mangiare trumà. E adesso un altro caso, che questo non è il soggetto comune di ciò che stiamo studiando adesso, esporta solo un caso, che l'unica relazione con ciò che abbiamo studiato fino adesso è solo perché vi è un dubbio, che quando vi è un dubbio sempre seguiamo il caso più rigoroso. E questo abbiamo già studiato, questo caso, che se Nafar Bait al Bat Achiv, se uno sposò la figlia di suo fratello e erano assieme e una casa cadde, crollò su di loro e entrambi morirono, e non si sa chi morì per primo o per prima, potremmo dire, e non sappiamo, e noi due esemetri sono, quale morì per primo, se prima morì il marito, allora la sua moglie, che è la figlia di suo fratello, diventò Yevamah un istante prima che morì, e perciò che
Ah, mi sono scordato di dire che qui si tratta anche che c'è una rivale. E questa è la questione adesso. Che se la rivale ha necessità di fare Khalitsa oppure no. Perciò, se siccome è lei, la sua moglie, che era la figlia di suo fratello, era Erva, al suo fratello che è suo padre, che allora la rivale è esente da tutto, sia dei bon che Farizà, naturalmente. Ora, se invece la moglie, che è la figlia di suo fratello, morì per prima, allora in questo caso non c'è problema di bon e Farizà. Però, siccome vi è un dubbio, allora può solo fare Khalitsa. Tratta Kholetze, però mi chiamami. Perciò, siccome c'è un dubbio, allora non può fare i bon, può solo fare Khalitsa. E abbiamo studiato una Mishnah che ha Ubar, che il feto causa che non può tornare a mangiare Truma dal padre, e causa che non può mangiare Truma. Ci sono due espressioni che possiamo dire che causa che non può tornare a mangiare dal padre, e naturalmente meno machile, è evidente che il significato letterale è che non può tornare, non può mangiare truma. Adesso il caso è Ibat Coelis, che sposò l'Israeli, che sposò un Israele, Pasila. Non può tornare a mangiare il trumà dal padre. E nel caso che lei diventò vedova o fu divorziata. E qui si tratta che lei è incinta. E siccome la Torah dice, Veshava Betavia Kinurea, come era nella gioventù. Nella gioventù non era incinta. Perciò Prati Mubere, il caso di donna che è incinta, in questo caso è escluso. Però una Bat Kohen sposata da un Kohen, però in quel caso mangia sì. E se il caso è i Bat Israele Koheni, Bat Israele che sono un Kohen, lo machila, non gli può dare da mangiare trumà, poiché, come abbiamo già visto nel da precedente, che la Torah dice solo un bambino che nacque già, Yelid Beto, che nacque, non un bambino che ancora non nacque. Perciò, Yelud Machil, se non Yelud, non Machil. Solo un bambino che nacque causa che permette a sua madre di mangiare trumà, ma se non nacque, tuttavia, non permette di mangiare truma. E mi è stata Mishnah che Yavam causa che non può mangiare truma. E il caso è, sono sia Ivat Cohen, l'Israeli, se la figlia di un Cohen che è sposata un Israele, Pasila, la rende invalida di tornare a mangiare dal padre. Poiché, Veshava Betavia, e Prat Shomet Yavam, poiché non può tornare dal padre, poiché lei è ancora legata agli Avam. E se i Bat Israele, che è sposata alle Coeni, lo machila anche non può dargli mangiare, poiché Kinyan Kaspoam Rachmana e in questo caso non è il Kinyan la sua acquisizione, ma bensì il Kinyan d'Achivo, l'acquisizione di suo fratello. E abbiamo visto nella Mishnah che una donna che era Erosi, che ricevete Kiddushin, che non può mangiare, Ibat Kohen Israeli Pasila, che se Ibat Kohen che diede Kiddushin a una, e cioè, scusi, un Israele diede Kiddushin a una Bat Kohen, che la rende, che causa che non può mangiare Truma, da Kanya Behavaya, siccome l'acquistò, fece acquisizione per mezzo di Kiddushin, e Kiddushin è chiamata Kitie Isha Leish,
Avaya vuol dire essere. Kiddushin è un'espressione di essere. E siccome lei diventò, lei è, diciamo, che diventò sua fidanzata, e siccome è fidanzata a un Israele, naturalmente non può mettere la trovare. E se Bat Israel, che è fidanzata a un Lecoeni, lo machila mishum deula, che non può mangiare a casa, veramente potrebbe sì, la Torah potrebbe mangiare, però i maestri decretarono che non può, poiché potrebbe dare di Trumah a uno dei suoi parenti. Vecherei, sordomuto, che sia il caso Ibat Cohen Israeli Pasila, che la rende invalida. Dea Kania Betacanta Dravanan, poiché in fin dei conti, siccome non può fare acquisizione, come abbiamo detto, perciò l'acquisizione di Dravanan, e perciò la rende valida di poter mangiare Trumah. Ve'i bat Yisrael Lechresh e Cohen, se lei fu sposata a un Cheresh, che è Cohen, a un sordomuto, lo machil, non può, anche non gli permette di mangiare, poiché kina kaspoa marachmana, vai là varkinagnahu. Poiché la Torah dice kina kaspoa, che commise un'acquisizione, e in questo caso non c'è acquisizione, poiché lui non ha sufficiente intelligenza di fare un'acquisizione. È un bambino di 9 anni e un giorno. Casal Kadati, avremmo potuto pensare che la persona tratta Beshomet Yavam, che si tratta di Beshomet, che lei è Beshomet Yavam. Ubeteshani Beomechad, che se lui ha 9 anni e un giorno, che la rende invalida di poter mangiare Trumah. Chiangwala, le mai. Perché dice proprio il caso di un bambino di 9 anni o giorno? In Emissa, se vogliamo dire che la Mishnah viene a insegnarci che tale bambino, che lui potrebbe coabitare, allora diciamo che la rende invalida, allora Katan, Nami Emissa Passi, che ha ancora maggior ragione che un bambino che ha meno di 9 anni un giorno ha maggior ragione che la rende invalida di mangiare, sia di tornare a mangiare il trumà del padre, sia di mangiare il trumà. E la Chule, e se vogliamo dire che un Yavam Cohen che ha 9 anni che non può, impedisce alla Yavamà di mangiare il trumà. Allora, Gedolnami lo machir, ma anche per quale ragione menziona un bambino a 9 anni un giorno, se anche un maggiorenne, anche un adulto, anche non gli permette di mangiare Trumah, perché abbiamo detto che è legata a lui, e come ha detto la Gemara, spiegò prima, o perché non può tornare, perché è legata a Abramo, o perché e non è acquisizione sua, ma acquisizione del fratello. Amarvae, Ahavi Avam, 20 anni, mio mechad, Bari, Vimto, Askina, Dimitoraita, Kanila. E benché, qui si tratta di un Yavam di 9 anni un giorno che coabita con la Yavama e Minatorà compiete l'acquisizione. Però, sacra da Giacomina, o io mi dovrei dire a Canigleo, ubiato bia, ema luchil, perciò avrei potuto pensare, siccome diciamo che la sua bia è valida, e perciò permetterebbe a questa Yevamah di poter mangiare Trumah, Kamash Manav insegnarci che no, che i maestri decretarono che a subiat b'teshanim b'mechad, che mamar b'gadol, che questa via non è una via completa, valida, perché in fin dei conti questo è un bambino, ma bensì i maestri decretarono che la sua via è considerata come Ma'amar,
come mamma che compiete un grande, un adulto. E perciò quando diventa di mamma, quando passati 13 anni un giorno e che gli crebbero due peli pubblici, altrimenti no. Amre Rava chiese Rava Abaye, Yahi, se è così, Sefa di Catani, e questo si tratta più avanti, la prossima Mishnah, il prossimo Daf, che lì, Safek Mentishon Yomichad, Safek, e se vi è un dubbio se lui ha 9 anni oppure no, Asha Vodai Mentishon Yomachi, Safek, mi baia. Ma se vi è un dubbio, a maggior ragione che un bambino che di 9 anni, che non ha compiuto 9 anni un giorno, che non permette di mangiare, Safek mi vai, a maggior ragione che se vi è un dubbio che non permette di mangiare. Amale Rava, disse Rabbabai, Yahi, se è così. Che sapete che anche la parte finale della Mishnah, la nostra Mishnah, che dice che se hai un dubbio se ha 9 anni un giorno, sapete se no, oppure che no, non ha 9 anni un giorno, hasta vadai ben teisha, che intende teisha è un giorno, che lo mahir, che non permette di mangiare. Safek mi baia, indubbiamente ha maggior ragione che se vi è un dubbio mi permette, perché Trumah Minat Torah è un grave peccato, e perciò in caso se vi è un dubbio anche è vietato di mangiarlo. Per quale ragione menzionò il caso dubbioso? E la Marrava, ovviamente ci sono i Bimachad, Dana Psulin e Catani, De Passa Biatan, che c'è una parità. C'è una Mishnah più avanti che dice che vi sono le persone che sono una stirpe difettosa, che non possono coabitare con una donna ebrea. E perciò se coabitarono, allora depasse Beviatan, che causano, che danneggiano questa persona, questa donna, che non può più sposare un Cohen. E Guadagnino, abbiamo stato una parità che dice, Betesh ne abbiamo echad, è un bambino che è un convertito, sia ammonita, sia moabita, e sia vi è un altro caso, che non ricordo adesso, che in questi casi, che è anche un mamzer, che non può mai sposare un ebreo. Questi due, Geramoni e Moavi, non possono, anche dopo, la Torah dice anche persino dopo 10 generazioni non possono sposare un ebreo. Oppure un Mitzri Edomi, oppure un egiziano o un edomita, che ne sono le prime 2 generazioni, perché la Torah dice che la terza generazione può sì entrare nel Kahal, che può sposare un ebreo. Oppure un Cuteo, che è un popolo assiriano che fu mandato da Sanherib in Giudea, e furono sterminati da leoni e si convertirono all'ebraismo per timore di Hashem, però non erano veramente troppo fedeli, poiché ci sono diverse Mishnayot, Gemarot, Braitot, che dicono che i Cutì erano considerati mezzi convertiti. Ci sono alcune cose che furono creduti, però. Ci sono altre invece, Mishnayot, Braitot, che dicono che non sono creduti affatto, che sono considerati come goyim, come
e proprio coloro che idolatri, poiché scoprirono un'immagine di idolatria che fu sotterrata in Har-Gerizim. Natin, abbiamo già visto questo, sono coloro i Givonim che imbrogliarono, ingannarono Yoshua, che dissero di un popolo lontano, invece erano un popolo di Canaan, e siccome sapevano che la legge ebraica era di sterminarli tutti, c'è scritto Lot Chai Kol Neshama, e David HaMelech decretò che non possono entrare Bekal. Halal è uno che nacque da un matrimonio vietato con un Cohen, un Mamzer, sappiamo cos'è, che Shebar Cohen le aveva visto di Salua, che la resero invalida sia di sposare un Cohen che sia di mangiare Troma. Vandi che sta in Sefa, ma siccome la parte finale nella Mishnah, nel prossimo Daf, alla fine del primo di Amud Aleph, che dice: Im enan ruin levo Israel arelu poslin, che se non possono sposare con un'ebrea, allora non possono mangiare Trumah e non possono sposare un Cohen. E siccome dice così, Mikra Deresha labibs Beh, sulla schiena vuol dire che la parte iniziale della Mishnah non tratta di persone invalide, perciò questa è una domanda contro Rava, che spiegò così: tratta qui di persone invalide. Perciò spiega risponde a ciò, la Gemara risponde che Resha Vepsule, scusi, Vepsule Kaal, e Sefa, e si tratta di Psule Kuna. La parte iniziale della nostra Mishnah tratta di coloro che non possono sposare un ebrea, e la Mishnah nel prossimo Dav tratta di coloro che non possono sposare una donna, che non può sposare un Cohen. Gufa Bedeshe Neviamachad, e un bambino di 9 anni, un giorno, se era ger, amo, era un convertito, Amorim Moavim Mitzvi Domi Kuti Natin Halal Mamzer, che Shebaal Kohenet, Levia Vesraelit, e Epsalua, che coabitano con una, sia con una Bat Kohen, sia una Bat Levi, sia una Bat Israel, che la resero invalida sia di mangiare Trumah sia di sposare un Kohen. Rabbi Yossi Omer, Kol Shezero Pasul Pusel, chiunque che è invalido, la sua prole è anche invalida per sposare Kohen. E chiunque Col se enzano pasul e non possiede, e se la sua prole non invalida, perché una non invalida con abbia. E riusciamo a capire Omer, non ognuno che la sua prole invalida rende invalida una donna, ma solo se la sua prole invalida. E perciò la regola è Col shatano se bito, se puoi sposare la sua figlia. E per esempio Amonim Moavi non possono mai sposare un'ebrea, però Ammonit o Moavia possono sposare. Sappiamo che Ruth e Moavia potete sposare. Questa è la regola. Perciò cosciatano se bito, se puoi sposare sua figlia, come per esempio Amonim Moavi, per esempio, che i maschi sono invalidi, ma le femmine sono valide. Atano se almeno tu puoi sposare anche la sua vedova. E Bekol se en atano se bito, yatano se almeno tu. Se non puoi sposare la sua figlia, non puoi sposare neanche la sua vedova, poiché se lo fece la rende invalida con la sua via. Milano e Mirador, sappiamo che se una donna fu commise via con un invalido che è invalida, la invalida perché una, Amaruda Marav,
Amakra o Batcoin che tiene Isar, che solo un estraneo che causa di essere estraneo per mettere il suo bene. E perciò non posso usarlo, poiché se la commise un atto di via con lui, che va a Allah, li possulla sarà, che se commise via con un tale invalido, la rese invalida di mangiare trua. Chiedmola, ma come fai a dire così? Haimi Bayer, ma questo verso è necessario, cioè il verso che dice Bas Kohen, è necessario per insegnare che Marachmanah, Bas Kohen, de Minzema Lezar, lo Techol, che una figlia di un Kohen che sposò un Israel che non può mangiare trumà, e non è, Israel non è invalido. E secondo me, ahi, questo verso, cioè questa legge che abbiamo detto, che la figlia di un Kohen che sposò un Israel che non può mangiare trumà, si deriva da un altro verso. Si deriva, Mishama Vetavia, Min Kinurea, Min Lechavia, Tochel. Nafta, da questo verso si deriva, ossia si deriva così. Mi dice Marach, ma siccome la Torah dice Veshava il Betavia, che torna alla casa del padre, e allora Tochel può mangiare Trumah, Mikad Mikara lo afra, vuol dire che prima che tornò alla casa del padre, ossia quando era ancora sposato in Israele, non poteva mangiare Trumah. Ma dice Marach, no. Imai, se avessimo dedotto a quel verso da Shavuot HaVi'ah, Avamin avrei potuto pensare che l'Avamin a sé, che ciò che viene dedotto da un a sé, che dice Veshava HaVi'ah, che può tornare, e perciò ciò che viene dedotto da ciò non è un Lav, è solo un a sé. E perciò, Katav Rachmanah Hai, le Lav. Che il verso, l'altro verso che abbiamo detto che è superfluo, che Bas Kohen fece insegnare che c'è un lav anche. Che lav, la differenza è che se c'è un lav, allora riceve Malkot. Ma dice ancora che non è detto così, poiché c'è un lav che si potrebbe dedurre Mikol Zar lo yochal kodesh. Siccome dice lo yochal kodesh, non può mangiare kodesh, perciò si può nafka, da quel verso si può dedurre che c'è un lav. C'è un lav? Chiamerà? Ahu, questo verso, cos'è lo yochal kodesh? Mi bai le bufè, ma questo verso è necessario per insegnare qualcos'altro, per insegnare che un estraneo non può mangiare trumà, ma mentre invece Bat Kohen può sì mangiare trumà. E solo che se è sposata con Israele non può mangiare, e però non c'è un tale divieto di un lav. Così ho capito io che non c'è un divieto di lav. Per insegnare, come ho detto, che non può mangiare, se è sposato con Israele non può mangiare trumà, ma non si può dedurre da ciò che Bat Kohen, che commise via con un invalido, che è invalido di mangiare trumà. Questo non si può dedurre. Perciò risponde ancora che sì, si può dedurre, poiché tre ve cosa scrive. Ci sono due versi che dicono ve colzar. Perciò perciò viene a insegnare che un verso può insegnare che un estraneo non può mangiare trumà, e l'altro verso viene a insegnare che una Bat Kohen che sposò un Israel che non può mangiare trumà e che è un sur lav. E perciò, ma vuole dedurre da ciò che Bat Kohen tiele Ish Zar,
che siccome è superfluo, per insegnare che è resa invalida se commise ebbia con un invalido. Chiamerà vacatio invalide, ma veramente ciò è necessario per insegnare il verso che dice Colzale Ocalbò, il de rabbiosi bra mechanina, per insegnare ciò che insegna rabbiosi bra mechanina, demano rabbiosi bra mechanina, che Becholzar, abbiamo detto Becholzar lo Ocalbò, bezzaluta martina velo beninut, che solo per il fatto che un estraneo che non può mettere la truma, però viene a insegnare che non per il fatto che onen, onen vuol dire se c'è un morto che è uno dei sette parenti, padre, madre, figlio, figlia, sorella, sorella e fratello e moglie, che se aninut vuol dire che non so, non furono ancora seppelliti. Che può mangiare truma, anche se non è. Perciò mi insegna questa legge. Perciò iniziare questo verso mi insegna questa legge. E dice guarda, no, che veramente si potrebbe dire diversamente, poiché siccome il verso invece di dire zar, rabbiosi bra mechanina, min zar, ma il verso di becol zar, perciò dalla parola becol, questa parola superflua si può dedurre di ciò che uno non è può mangiare truma, perciò da ciò colzar nafka, da ciò si può dedurre. Ma veramente ancora non si può dedurre quello che vogliamo dedurre, poiché è necessario per insegnare di Tania che c'è il Choseret, Choseret di truma, che se una Bat Kohen che sposò un Israel e diventò vedova o divorziata, che quando torna da mangiare dal padre, c'è Choseret, Choseret Truma, che può solo mangiare Truma, però che lo Choseret le Chazavishok, che non può mangiare una parte del petto e della coscia di un sacrificio che può mangiare solo truma e non questi sacrifici. Perciò è necessario questo verso per insegnare ciò. Amara Vachizza, Amara Bina, Barav Shira, Maikra, da dove si deduce ciò? Di Steve, Bat Kohen, Sieli Yisar, Ibi Trumat Kodashim, Lotofel, che Lotofel, Bimura Mina Kodashim, che non può mangiare da ciò che viene sollevato e dei sacrifici, perciò può mangiare solo truma ma non parte sacrificale. Chiamala imken nitzav kra yi bekodeshim lo tochel. Mai bitrumat kodashim. Per quella giorno Torah scrive che questa parola bitrumat avrebbe potuto scrivere semplicemente per kodashim, che non può mangiare. Perciò viene a insegnare, siamo in attardo, due insegnamenti, sia che non può mangiare quando torna, se diventa vedova o divorziata, che non può tornare a mangiare carne sacrificale, e anche che uno di stirpe difettosa che gli vieta di mangiare truma. Ashkechan troviamo che dal verso che dice Bas Kohen che tiene Zar, che solo Kohenet, solo fine di Kohen, che fu coabitò con uno che è invalido, che non può mangiare truma. Ma dove sappiamo che le vie israelite
Milano, dove sappiamo che loro, Levi e Vasco Basile, che anche se coabitarono con uno che è invalido, che anche sono resi invalidi, cioè, di sposare un coel e allora anche di mangiare trovare, trovate. Perciò deviamo che da Mar Rabbi Abba Amarav, che il verso dice Bat Ubat, siccome il verso avrebbe potuto dire Bat, invece la Torah dice Ubat, aggiunge il Vav, perciò Achinami che loro sono invalide. E come abbiamo detto che Bat Ubat per il Vav aggiuntivo. E riguardo a ciò vi è una disputa, tra Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael se si può dedurre da un Vav che è superfluo. Perciò diciamo che mai, secondo chi è questa opinione, che Rabbi Akiva, con l'opinione di Rabbi Akiva, che lui deduce diversi casi, lui deduce che dal Vav superfluo che si può dedurre. E Tani Shvavi, che lui deduce così. Secondo me, anche a fine tema, veramente si potrebbe dire che anche i maestri potrebbero ammettere, in questo caso si può dedurre, anche in questo caso, che da cui si può dedurre questo va superfluo, poiché Kula questa parola, Ubat, Kreiterò, perché siccome in questo caso non solo il Vav è superfluo, ma anche la parola Bat è superflua, perciò Ubat anche è superfluo, perciò si potrebbe, in questo caso messi potrebbero anche dedurre da ciò. Allora abbiamo dedotto che una Bat Cohen che sposò, scusi, che coabitò con uno che è invalido, di stirpe invalida, che la rende invalida, ma già è trumato. Ashkecha li trova, li conamina. Questo abbiamo dedotto che non può mettere trovato, noi sappiamo che anche non può sposare un coelho. Atu le via israelit, lo le chiuna, marvinale, marvinale u. E ciò abbiamo detto che una Bat Levi e Bat Israel che sono rese invalida, e evidentemente bisogna dire per forza che furono rese invalide di sposare un coelho. È l'unica possibilità, poiché di Idi Truma Benot Micha Truma Nino, perché una Bat Koe, Bat Levi e Bat Sel possono mangiare Truma? No, non possono mangiare Truma, solo una Bat Koe può mangiare Truma. E perciò l'unica cosa che si potrebbe dedurre che sono rese invalide è solo per sposare un Koen. Chiamarà Alamalo, come fa a dire così? Che non si può dedurre che Bat Levi e Bat Israel non possono mangiare Trumah, ma invece c'è il caso che possono mangiare Trumah. Il caso si tratta che Mashkachala, Dekachla Bishvil Benah, che possono mangiare per il figlio. Cioè, se una Bat Levi o Bat Israel sposarono un Cohen, che allora potevano mangiare Trumah, e il marito morì, possono continuare a mangiare Trumah. E perciò si potrebbe dedurre da questo verso Bat Cohen che non può mangiare Trumah, e non come avevo detto prima che l'unica cosa che si può dedurre è solo che non possono sposare un Cohen. Vediamo che c'è un caso che possono sì mangiare Trumah per il figlio. Bishubena, da ciò che abbiamo detto adesso, che possono mangiare per il figlio, perciò non è necessario un verso, poiché si potrebbe dedurre che sono vietati a mangiare, sono resi validi a mangiare trova, di Kal Vachomer, da maggior ragione, ossia, umakohenet ed ebidusha di nafsha achla. Passi là che siccome la Kohenet
a un certo livello di santità, il suo corpo a un certo livello di santità, perché lei è Bat Kohen, Leviav Israelit, de lo achla, ma Bat Levi e Bat Israel, che loro non hanno questa santità corporea, e la Bishvenak possono mangiare Trumah solo per il merito del figlio, lo Kol Sheken, che sono rese invalide di poter mangiare Trumah, come ho detto, se coabitano con uno che era di stirpe invalida. Dice Mara che non è così, poiché via non tenere, al contrario, che il fatto che la Bat Kohen, che lei ha un livello di santità maggiore, cioè lei ha una certa santità, e che perciò può mangiare Trumah, avremmo potuto dire che Kohen de Kadesh Gufa, che il suo corpo è più sacro, passila, che perciò lei è resa invalida di mangiare Trumah, ma Bat Levi, Bat Israel, ha de lo Kadesh Gufa, che il loro corpo non ha santità, lo passila, perciò non sono rese invalide. Perciò è necessario il verso che dice Bat Kohen per includere anche Bat Levi e Bat Israel, che sono rese invalide di poter mangiare Trumah, e perciò non viene a insegnare che sono rese invalide di sposare un Kohen. E perciò la domanda è nuovamente: da dove sappiamo che uno che è di stirpe invalida, che se coabitarono con lui, che le rendono invalida di sposare un Kohen? E la dice che veramente si potrebbe dedurre che sono rese invalide sposare le Keunah, si può dedurre da Kal Vachomer, da Kal Vachomer Migrusha, o Magrusha Shemoter Vitruma, Asura le Keunah, Zo Shasura Vitruma, e Nodin Sheptura le Keunah, che una divorziata che può mangiare Trumah, se non ha parole, può tornare dal padre a mangiare Trumah, comunque non può sposare un Cohen. E questa donna che fu coabitata, coabitò con un invalido, che siccome assorbe Trumah, non può mangiare Trumah, ha maggior ragione che non può sposare un Cohen. Yagmara, come fa a dire così? Si può forse dare una legge da Kal Vachomer? No, Kal Vachomer non è un metodo per insegnare riguardo a leggi che vietano. E perciò questo Kal Vachomer è solo una spiegazione. Ilumit Berno è solo una spiegazione, ma non viene a insegnare questa legge che abbiamo voluto dedurre, che perciò è resa invalida di sposare un Cohen. Che Agmarà veema nivala le pasul la, che è se chavetitut. Forse vogliamo dire che da questo verso deduciamo solo che se solo si capitò con un invalido, che è vietato, che il castigo è caretto. E siccome in questo caso, se uno, questa unione, diciamo, che è tale, che anche se tiene Kiddushin, non concludono niente, non afferrano. E comunque in questo caso lei è invalida. E perciò forse diciamo che solo nel caso di Chayav Kvitut lei è resa invalida se coabitò con uno in Chayav Kvitut, che non può sposare un Kohen, però non è detto che se coabitò con uno che solo è un divieto di lav,
che anche a casa che non può sposare quello. Perciò risponde qua là, chi ti è, amarachmana, che siccome la Torah si esprime chi ti è, che ti è vuol dire chi tu sei, perciò solo so, in quello, se lei coabitò con uno che è invalido, stirpe invalida, però col quale deidbe o avaya, siccome dice chi è vuol dire chi tu sei, perciò vuol dire che anche se lei coabita con uno che gli dei di Kiddushin, che i Kiddushin afferrano che i Kiddushin sono validi, che anche vietano dopo di ciò di sposare un coen. Però diremmo che ciò solo riguarda uno Chayveilav, che Kiddushin afferrano. Però Chayveilav, Lavne Havayan, però uno che si vi è un'unione tra di loro con uno che è Chayav, che l'unione è Chayveilav, che non Kiddushin non afferrano, allora forse diremmo che allora potrebbe si sposare un coen. Yahi, allora adesso dice chi ti è, ciò che avevamo dedotto dal verso, chi ti è, che vuol dire che ci sono Kiddushin che validi, e benché un divieto in Torah, abbiamo lav. Con tutto ciò, chi ti è vuol dire che Kiddushin, benché è un divieto, però i Kiddushin afferrano. Ma allora, ovvero, Kohamib e Evet, che loro, che non esistono Kiddushin con un goi e con uno schiavo, Eved Knani naturalmente, e che non afferrano Kiddushin, allora ugualmente Chayveilav, anche, cioè, ovvero come Eved, che non, loro Kiddushin non sono validi, perciò se coabitò con un goi o con un eved, allora che sia permesso a un kohen dopo di ciò. Ed ugualmente a Chayveilav, che lo le passo, che non dovrebbero invalidare se commisero bia. Sponek mora, anach pasle mitra vishmael, che veramente avrei potuto dire così, però non possiamo dire così, perché poiché, secondo ciò che diremo adesso, per insegnamenti di Rabbi Shmuel, diamo a Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shmuel, Minano ve Kohavim ve Eved Sheb Barbat Yisrael ve Al Kohelet Ulvian Sheb Salua, da dove sappiamo che un Goi è un Eved Sheb Barbat Yisrael, e anche a un Kohenet Ulvian, cioè qualsiasi ebrea, che la resero invalida di mangiare e trovare. C'è di mar o bat coen che ti almana o grusha, bisogna lasciare vedere che chi non è, può tornare al padre a mangiare truma, che perciò continua da Samatet, e perciò secondo ciò che dice Rabbi Ismael, siccome dice almana o grusha, e perciò il verso viene a insegnare che le mie scelte al menù di Gerusimba, che i Kiddushin sono validi, però può tornare a mangiare Trumah dal padre, Yatsu, tranne i casi, cioè se fu vedova o fu divorziata, allora può tornare a mangiare Trumah dal padre. Però Yatsu, Oved Kochavim, Veved, Sha'en lo al menù di Kiddushin. Siccome Oved Kochavim è un goi, è uno schiavo, che da loro non c'è il caso di che è vedova o divorziata, perché Kiddushin non afferrano, è come non fosse mai sposata, cioè se un'ebrea vive con un goi o vive con uno schiavo, è come se fosse, continuasse a essere nubile sempre. È come se non fosse mai sposato.
Perciò non c'è il caso che fu divorziata o fu resa vedova. Perciò in questo caso è resa invalida. Perciò non può tornare a mangiare trovare dal padre. Ashkechan, troviamo da questo verso. Chi ingoia uno schiavo rendono Kohenet invalida di mangiare Trumah. Però Leviam Israelit, dove sappiamo che rende invalida anche una Bat Levi, Bat Israel. Amarav Yava, Amarav Bat Uvat. Siccome abbiamo visto prima che c'è questa Vav superflua, e come disse Rabbi Akiva, che loro deduce, invece di dire la Torah Bat, dice Uvat, perciò viene a insegnare che anche la Bat Levi, Bat Israel, anche se non resa invalida a causa di una Bia di un goy, di uno schiavo. E Keman, come abbiamo visto prima, secondo chi? Questa è l'opinione che Rabbi Akiva le dà ai suoi. Con questa l'opinione di Rabbi Akiva che lui deduce un Vav superfluo. E adesso mi dice come la filo tema Rabbanan, anche se volessi dire così, comunque in questo caso anche i maestri ammettono che si può dedurre non dal Vav, ma come avevo detto prima, che Kule Ubat Kalterò, che questo verso Ubat è superfluo, e perciò anche loro ammettono che si può dedurre in questo caso che è resa anche Bat Israel, Bat Levi e Bat Israel sono anche rese invalide poiché quello era il soggetto nel verso precedente. Questo è per spiegare ciò che dicono i maestri, che loro accettano che questo verso Ubat, che è il soggetto che già fu menzionato prima, perciò questo Ubat Kohen è superfluo, perché già fu menzionato prima. Che grave, ma mi dice solo di Grushimba che letle sera allora che altra. Abbiamo detto che se la Bat Kohen che sposava un Israel, quello che intende qui, c'è solo di Grushimba, sposava un Israel, e dopo di ciò il marito morì, può tornare a mangiare Trumah dal padre solo se non ha prole. Così dice la Torah. Zeraella. Però Kitle, qui intende, dovrebbe essere Kitla, se lei ha Zera, però se ha prole, allora lo akhla, non può mangiare. Però, dice allora il di Grushimba, però se lei ebbe, diciamo, un figlio da un goy o da uno schiavo, Mishen lo hanno di Gerushimba, che un goy e uno schiavo non hanno almeno di Gerushim, perché non c'è Kiddushim, perciò non è considerata una vedova e non è considerata divorziata, perché non ci sono Kiddushim, è come se fosse una nubile. Afar Gavde Itlesera Namitano, e anche se ha prole di questo goy o dello schiavo anche potrebbe mangiare. Risponde ora, in che se il verso viene a insegnare ciò che è meno rigoroso, allora il buio viave israelite, l'amali, per quella ragione è necessario il verso per includere una Bat Levi e Bat Israel per dire che se coabitarono con un goy o uno schiavo, che non hanno almenute, non hanno Gerushin, che possono mangiare Trumah, anche se hanno prole, allora si potrebbe dedurre da un Kal Vachomer da Bat Kohen, poiché Uma è Bat Kohen che mangia Trumah, che e anche se ha prole, di un goy, diciamo, o di uno schiavo, che è invalido. Le Gavi Israelit
cioè una Bat-Leviot, Bat-Israelit, anche possono mangiare. Ma siccome la Torah menziona un verso, perciò questo verso viene a insegnare che no, che Bat-Leviot e Bat-Israelit che vengono rese invalide da un tale goio schiavo che sono invalide e anche se non hanno prole che non possono mangiare, che il Bat Kohen non può tornare a mangiare dal padre. E perciò era necessario insegnare anche riguardo a Bat Levi, Bat Zer, che anche vengono rese invalide da un goi e da uno schiavo. E no, però non possiamo dire che solo Bat Kohen è resa invalida poiché lei è più, ha un corpo più sacro. No, in questo caso non diciamo così. È come la Gemara disse prima, ma non diciamo così. Perciò sia Bat Kohen, sia Bat Levi e Bat Israel, se furono rese invalide da un goy, uno schiavo, non possono mangiare, non possono sposare un Kohen e non possono mangiare Trumah. Terminiamo qui e che il Signore vi benedica.